Andre. Cercami fermo, cercami fermo. Vai, va bene, va bene. Io sto qua giù basso, eh. Oh, c'è la canina mia inferma, eh? Qui a 17 metri. Ha rotto. Fermo a 34 metri basso. Andiamo. Proviamo. È rotto. Ma è sempre la sua. 40, 41. Sempre lì. Andiamo, andiamo. Via, ferma. Porta! Brava! Brava! Brava amore, qua! Brava! Brava amore, brava! Brava! Ah, ti sei fatta! Oh. Che emozione! Che spettacolo! Oh. Eccoli, guarda. Ragazzi, finalmente la portiamo a casa. È stata una lotta anche stamattina. Siamo scesi, siamo riusciti, è riuscita la Kira a trovarla la prima volta. È andata in ferma, ma lei non c'era più. Abbiamo provato più avanti, di nuovo cani in ferma tutti e due.
e quando abbiamo provato ad andarli a servire anche lì non c'è. Ma noi non abbiamo abbandonato. Siamo saliti e a un certo punto vedevo Quinn a una quarantina di metri fermo. E insieme c'era anche la Kiro. Siamo riusciti a raggiungere i cani, ma quando siamo arrivati lì i cani avevano già rotto e lei si era già sottratta di pedine. Dove poi, poco più avanti, come vedete dal filmato, Quinn l'anchioda, riusciamo a darla a chiudere in due e lì questa volta abbiamo vinto noi. È stata un'emozione condivisa anche stamattina. Stamattina, come vedete, non sono con l'amico Diego, ma sono con l'amico Andrea. E è stata una bella emozione anche stamattina. E niente, vi lascio al video, così quello parlerà per noi. Un saluto, Michael, Andrea, Quinn e Kira. Ciao ragazzi, alla prossima!